Gentili utenti di Assi Sportiva, appassionati di sport, bentrovati dal campo Torricelli, dove è appena terminata la gara di cartello tra Sportmania e US Foggia, vinta nettamente dai padroni di casa 4-1. Siamo in compagnia del mister dello Sportmania, Michele Schiavone. Mister, innanzitutto complimenti per questa bella vittoria. Oggi più che mai avete confermato di essere la corazzata di questo campionato. Sì, era importantissimo oggi, diciamo, vincere questa partita in casa dopo aver perso purtroppo domenica scorsa a Rudi. Secondo me abbiamo giocato contro la squadra più forte del campionato, diciamo, con noi, perché è stata l'unica squadra che mi ha impressionato in senso positivo all'andata. E oggi i ragazzi erano molto concentrati, perché comunque abbiamo passato una settimana un po' tribolata per via di tutto quello che è successo a Rudi, quindi volevamo a tutti i costi far sì che potessimo vincere oggi, e ho visto una squadra, la mia, veramente motivata dal primo all'ultimo minuto. In casa non volevamo lasciare niente, e nonostante, ci tengo a sottolineare, alcuni infortuni importanti come quello di Guglielmi, il capocannoniere, di Roberto Cascella a centrocampo, all'ultimo minuto è venuto pure a mancare Misino, mi sono dovuto un po' costruire la squadra in mattinata, perché con tre pedine importanti come qua non era facile oggi superare questo buon Foggia. Appunto, nonostante queste deflezioni avete confermato di essere una grande squadra. Oggi era anche lo scontro tra la miglior difesa, il Foggia, il miglior attacco, il vostro, però oggi avete dimostrato anche di avere una difesa solida, concedendo pochissimo agli avversari e segnando 4 gol. Sì, sono partito all'inizio con 3-5-2, come da un po' di tempo imposto la squadra. Ho visto i ragazzi, ti ripeto, veramente determinati, perché sai, come ho detto, assenze importanti come Misino a sinistra, che tra l'altro è anche under, o ragazzi fondamentali come può essere un Roberto Cascello a centrocampo, o un Adriano Guglielmi, che è il capocannoniere della nostra squadra. Però oggi, ripeto, da me ai ragazzi, al magazzino, eravamo veramente decisi a fare bottino pieno, e penso che comunque 4-1 la dice lunga su tutta la partita. Quanto è importante avere un bomber di esperienza come Di Munno lì davanti, che vi fa respirare, vi fa salire la squadra? Sì, è importante. Io su Di Munno, la verità, lavoro molto psicologicamente, perché lui a volte non riesce a capire quello che può dare alla squadra, e allora sto sempre dietro a pressarlo un po' durante gli allenamenti, a convincerlo, a spronarlo. Oggi ha giocato bene, ti dico la verità, che inizialmente non volevo neanche farlo giocare, volevo optare per un'altra situazione, poi dopo l'ho messo in campo e ha fatto il gol del 4-1, ci ha tolto veramente questo peso, perché comunque il Foggia cominciava anche un po' a attaccare. Però ripeto, ragazzi, oggi penso che abbiamo visto una squadra, cioè lo Sportmania Cerignola, veramente determinata a far sì, appunto, che potessimo portare i 3 punti a casa, con una delle squadre più forti del girone. Penso che abbiamo dimostrato il nostro valore. Mister, più 5 sul Foggia, appunto, campionato, se non per l'aritmetica, almeno sulla carta, chiuso? No, io, guarda, non voglio sentire assolutamente dire campionato chiuso, non chiuso, perché domenica abbiamo perso a Rudi, diciamo, ci è venuto un po' la pressione da tutti quanti, a cominciare dal presidente, a me, ai ragazzi. Il campionato non è chiuso, il campionato è chiuso quando la matematica ci dà la vittoria, appunto, matematica è certa. Io non voglio assolutamente sentire parlare di campionato chiuso, perché ci sono ancora alcune partite che dobbiamo andare a Carapelle, abbiamo la Pricina in casa, deve venire via, se andiamo a San Marco. Fin quando il campionato non mi fa vedere che all'ultima giornata abbiamo 3 punti, abbiamo, voglio dire, 4 punti, l'ultima giornata sulla seconda, io dico il campionato non è finito. Ok, grazie mister, ancora complimenti. Siamo con il presidente dello Sportmania, Sandro Moccia. Presidente, quanto è soddisfatto, quanto sentiva questa partita al termine della quale sono arrivati 3 punti pesantissimi? Sì, ci tenevamo tutti a fare bella figura dopo la sconfitta di domenica scorsa. Una settimana concentrati, una settimana che ci ha visto impegnati più del solito, e il risultato, insomma, è stata questa vittoria netta. Mancano 4 partite alla fine del campionato, continueremo su questo modo di fare, sperando di chiuderlo quanto prima. Sì, appunto, è stata una settimana un po' difficile dopo le vicende di Rudi. Ecco, un po' ci racconta quello che è successo, l'aria che respirava Rudi. Vincevate 2-0, avete perso 3-2, ci sono stati anche degli episodi incresciosi.
Sì, e vincevamo 2-0 dopo 15 minuti, poi i giocatori del Rodi hanno impostato la partita solo ed esclusivamente sulla violenza e ci hanno condizionato e hanno soprattutto condizionato il lavoro dell'arbitro. La partita è finita 3-2 per loro. Comunque, come ho già detto in un'altra intervista, la partita di Rodi ci ha fatto capire che la terza categoria non è soltanto un campionato dove puoi giocare di fioretto, ma bisogna anche giocare di spada. Seppur in terza categoria, quanto conta portare in alto i colori di Cerignola? Siete prima, più 5 sulla seconda, un campionato se non chiuso quasi. È un campionato che ci deve fare ancora penare, è importante per noi portare in alto i nostri colori, i colori giallo-azzurri, è un campionato che ci sta dando soddisfazioni e soprattutto sta dando soddisfazioni a me, all'allenatore, perché notiamo tra i ragazzi un forte attaccamento a questa maglia. Mancano 4 giornate alla fine del campionato, quanto sarà importante riuscire a mantenere sempre alta la concentrazione tra lo spogliatoio e le società anche? È importantissimo, mancano 4 giornate, però io dico che se manteniamo sempre questa concentrazione, questo spirito di squadra, di gruppo, credo che non dovremmo avere problemi, ma come ha detto l'allenatore, perché lui la vede sempre in maniera pessimista, ma nello stesso tempo so perfettamente quanto il valore di questa squadra quanto è importante, credo che insomma possiamo tranquillamente disputare queste 4 partite con serenità, mantenendo però i piedi per terra. Grazie Presidente, in bocca al lupo.